Con la conoscenza colgo Dio in me, con l'amore penetro in Dio. Se avessimo l'amore divino, Dio e tutte le opere che Dio ha fatto avrebbero sapore per noi e noi riceveremmo da Dio in tutte le cose. Dio è amore in quanto è colui che è amato e cercato da ogni essere che può amare. Dio è amore perché è in sé tutto amabile. Tutto amore è perché ama totalmente. Maestro Eckhart. Tutto l'universo respira l'energia dell'amore e noi viviamo immersi nell'amore, anche quando non ci pare che sia così. L'amore divino vive in tutti gli esseri che popolano il cosmo. La nostra natura è amore. Ecco la verità più bella e santa. Approfondire questa verità, acquisire sempre nuove porzioni di questa conoscenza, vuol dire consentire a Dio di vivere e operare nella nostra vita. Allora il regno divino si espande e noi sperimentiamo quella pace, quella gioia e quella luce che non è possibile descrivere con l'umano linguaggio. Amici, l'amore sia il pensiero dominante, il reale obiettivo. Amando, amando incondizionatamente, entriamo in Dio. Pensate un po', siamo noi a stabilire quando possiamo accedere al paradiso. L'amore è la chiave d'accesso al regno delle divine delizie e della felicità infinita. Quando consentiamo all'amore di Dio di aumentare in noi e di fluire attraverso di noi, la nostra esistenza acquisisce un meraviglioso sapore e innumerevoli beni e benedizioni cominciano a piovere su di noi ogni giorno. Possedere la sublime certezza che Dio ci ama totalmente è una fortuna dal valore incalcolabile, una beatitudine senza limiti o confini. Dio ci ama perché l'amore è la sua natura. Se Dio non ci amasse, non sarebbe Dio, e amandolo, amandolo nelle sue creature, mostriamo d'essere figli suoi e di voler concorrere al benessere di tutti. L'amore è musica, è vita, è gioia, è forza, è la via dell'eternità. L'amore è il segreto del risveglio. L'amore è il destino del mondo. Daniele Barbarotto.